No, ma penso che loro fanno qualche giro per vedere il lavoro delle varie squadre, che penso che poi ci servirà nella loro carriera. Dobbiamo litigare sempre. Io dico che Pescara c'era sempre, magari non ha raccolto mai quello che meritava sul campo, però Pescara c'era. Anche questo, io continuo a dire che funzionavano anche prima. Io dico che abbiamo giocato una partita con un arbitro normale che non ha né tolto né dato qualcosa di più a una squadra. Vabbè, noi dovevamo ritrovare le motivazioni che sicuramente non erano al meglio dopo i due episodi che sono successi. Sta che la vita avanti, noi dobbiamo andare avanti, abbiamo un obiettivo e bisogna cercare di fare di tutto per raggiungerlo. Delinquenti ci sono dappertutto e possono entrare allo stadio dove è aperto a tutti. Non si rendono conto che nel calcio si vince e si perde, bisogna accettare. Penso che la maggior parte di quelli che sono sullo stadio lo capiscono. Noi dobbiamo giocare nostro, non dobbiamo guardare gli altri. Io ripeto, concentrarsi su quello che facciamo, cercando di dare massimo, migliorare quello che c'è da migliorare. Io so che c'è una squadra che è giovane, che non ha grandi esperienze, non riesce a gestire, quindi non pensare a gestire e giocare quello che si ha. Ripeto, la squadra sta bene fisicamente. Aveva qualche cosa mentalmente, ma è normale, si accetta. E ora dobbiamo cercare di finire il campionato dimostrando che quello che abbiamo fatto di buono durante il campionato è ancora in corso. Poi nessuno, nemmeno io, mi aspetto di fare 6 gol ogni volta che andiamo in trasferta, quello no. Però giocarsi la partita cercando di creare problemi all'avversario.